Noi parliamo di acqua, parliamo di integrazione, parliamo di stare insieme. Parliamo di stare insieme a delle persone che hanno tanta voglia di riscoprire, questo elemento che si chiama acqua, che è l'inizio, questo qui, di un percorso che inizia in piscina e che poi proseguirà in mare. Perché comunque pensiamo che anche per loro il mare non debba essere negato, anzi debba proprio essere per tutti. Quindi vogliamo fare qui un po' di prove e poi piano piano riuscire ad andare a pochissima profondità, però far godere delle bellezze del mondo sommerso a tutti. Quali sono le emozioni e le sensazioni che lei prova quando si immerge? Una cosa indescrivibile, una cosa veramente bellissima. Come dicevo all'inizio, io la consiglio a tutti i disabili, è un'esperienza bellissima. Oltretutto sono contento di averla fatta con i Sub Ecospera, che sono veramente preparatissimi ed eccezionali nel campo. Ma lei da quanto tempo si immerge? Io era da almeno 35 anni che non facevo più immersione, perché alla fine degli anni 90 ho perso la vista, quindi li facevo da ragazzino, le immersioni facevo pesca subacquea, però era da un sacco di tempo. Poi in piscina e con le bombole non l'ho mai fatta, l'ho sempre fatta in apnea, quindi ripeto, un'esperienza bellissima, non vedo l'ora di riprovarla in mare e a contribuire, come abbiamo scritto, alla pulizia delle nostre acque, e a dare anche noi disabili il nostro piccolo contributo.